Reputi più efficiente un sistema di sicurezza organizzato secondo una struttura piramidale in cui sia lo Stato l'unico soggetto preposto a garantire la repressione e la prevenzione dei crimini e in cui il cittadino sia dunque semplice destinatario delle politiche elaborate a livello governativo e realizzate per mezzo delle forze di polizia, oppure ritieni utili che siano disciplinate forme di sicurezza partecipata in cui il bene in questione sia prodotto da una molteplicità di attori posti tra loro in relazione di natura paritaria? Beh, diciamo che l'11 settembre ha segnato un passaggio fondamentale nella storia della sicurezza nel mondo. In quell'epoca si è iniziato a parlare di social responsibility, tra l'altro l'OCSE emanò delle linee guida dove il concetto di responsabilità sociale dell'impresa andava di pari passo con quello che oggi viene definito il dovere di protezione. La stessa Commissione europea ha elaborato un libro verde nel quale ha cominciato a definire quello che i privati dovevano fare per, in un certo senso, difendere i propri concittadini e quindi come dovevano partecipare a questa sicurezza allargata. A livello internazionale poi si sono cominciate a fare delle riflessioni e per la prima volta si è aperto al concetto di partnership pubblica-privata, cioè a livello internazionale si cominciavano a definire delle linee per cui il cittadino e tutti gli altri stakeholders partecipavano congiuntamente alla pubblica amministrazione e allo Stato alla propria sicurezza. Le Nazioni Unite hanno fatto un ulteriore salto in avanti in questo concetto di partecipazione pubblica-privata perché hanno sposato questo concetto con una strategia di lotta al terrorismo. Ovviamente era proprio il terrorismo il problema che maggiormente dal 2001 in poi si è cominciato a palpare in tutto il mondo e quindi bisognava attuare delle nuove strategie. Lo stesso presidente delle Nazioni Unite, Kofi Annan, in un suo famoso speech raccomandò che le aziende si riunissero sempre più per fare in modo che questa partecipazione aumentasse i livelli di sicurezza. E poi per ultimo l'UNICRI fece, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, fece questa sua riflessione quando cominciò a notare che gli obiettivi che venivano colpiti erano i cosiddetti soft target. Quindi la partecipazione del privato alla sicurezza pubblica attraverso la protezione di questi soft target alla fine era una sicurezza per l'intera collettività. La stessa OCE, l'OCE fece un documento nel quale sottolineava come una delle maggiori strategie per combattere il terrorismo era appunto la partecipazione di tutti gli stakeholders e quindi partecipazione pubblica e privata. Ma che cosa fanno le aziende? Beh, diciamo che le aziende anche loro hanno cominciato a organizzarsi con delle risorse dedicate alla sicurezza, quindi alla sicurezza sia dell'asset sia alla sicurezza delle persone, con quella che oggi viene definita la security aziendale. Nel 2015 c'è stata una rivisitazione della norma UNI 10.459 che ha dato e ha definito con maggiore chiarezza quali sono i ruoli di questa security aziendale e quali sono le best practices alla quale si deve uniformare per raggiungere gli obiettivi. Ma è proprio in questi anni, specificatamente nel 2013, che lo stesso COPASIR in una riunione sottolineò come era venuto il momento di pensare a una partnership pubblico-privato e quindi riteneva che la
security aziendale, la security privata, avesse raggiunto un livello di professionalità che poteva sicuramente scendere in campo insieme alla pubblica amministrazione per contrastare efficacemente quelli che cominciavano a essere i reati purtroppo di questa epoca. E tra l'altro raccomandava come questa security aziendale fosse dotata di adeguati requisiti di qualificazione e di affidabilità. Lo stesso capo della polizia l'anno prima, il dottor Manganelli, Antonio Manganelli, ha sottolineato e sottolineò come la strada da seguire doveva essere la sicurezza partecipata che vede la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private che mettono insieme saperi diversi per raggiungere uno stesso obiettivo, quello di contribuire alla sicurezza della collettività.